Segnale News. Appuntamento con l'informazione dall'Italia e dal mondo su Perte Online. Ancora buona giornata, appuntamento informativo nel corso del quale vogliamo anche prendere spunti di riflessione all'interno delle notizie. Insomma, adesso capirete meglio perché. Cominciamo con la pagina dagli esteri. Non si placa l'ondata emotiva a poche ore di distanza dalla tragedia che ha segnato nuovamente la vita degli Stati Uniti, la tragedia di Orlando, dove purtroppo sono stati registrati, lo ricorderete, lo saprete tutti, 50 morti, oltre 53 feriti all'interno di questo locale gay. Una tragedia che ha visto sparare un ragazzo di 29 anni all'impazzata, e ragazzo che poi è stato ucciso con l'intervento delle forze dell'ordine. Il tutto dettato probabilmente dalla fobia per i gay con i quali viveva appunto il 29enne ucciso poi dalla polizia. Ci sarebbero anche delle letture di natura terroristica, ma insomma sembra veramente che la fobia per il mondo gay sia quella più accreditata. Come detto, un omicida alla fine è stato ucciso dalle teste di cuoio. E a questa notizia ne vogliamo abbinare un'altra dai toni assolutamente diversi, capirete perché. Arriva dall'Italia, è la storia, vi vogliamo raccontare la storia di Massimo, attore teatrale, 46 anni, editore del Greco, e Gianni, autotrasportatore, di 59 anni, di La Spezia. I due hanno deciso di sposarsi a Marina di Camerota. I due si amano dal 1996. Insomma, viva la libertà, viva le libertà, ma soprattutto viva il rispetto delle libertà altrui. E cambiamo totalmente argomento. Paura all'aeroporto di Fiumicino. Su un aereo all'Italia in partenza per Milano, nella tarda serata di ieri si sarebbe sprigionato un principio di incendio, un generatore di corrente è andato fuori uso. Immediatamente sono intervenuti i vigili del fuoco, l'aereo stava eseguendo già le operazioni per il decollo. I passeggeri sono stati poi portati su un altro aeromobile con il quale poi sono partiti regolarmente. Torniamo a occuparci della cronaca che arriva dagli Stati Uniti. Monica Rose Johnson, 2 anni, la vedete nella foto, è morta una settimana fa annegando nella piscina incustodita dei vicini di casa. A distanza di 7 giorni dalla tragedia sono stati incriminati i genitori della piccola, che dormivano mentre la povera Monica andava incontro alla morte. L'accusa per loro è di omicidio di secondo grado, omicidio colposo e abuso involontario su un minore, reati di cui dovranno rispondere davanti a Sam Selmy, giudice di Detroit. E concludiamo con una bella notizia. Vedete, noi abbiamo titolato una bellissima storia d'amore. Adesso capirete perché abbiamo trovato questo titolo. E questa è la storia di Emerson, che oggi ha 15 mesi, ma la bambina avrebbe anche potuto non venire al mondo, è presto detto perché. A sua madre, Courtney Baker, il ginecologo aveva consigliato di abortire perché la bambina era affetta da una grave sindrome di Down. A distanza di 15 mesi da quella nascita, la mamma della piccola ha voluto scrivere una lettera al suo ginecologo. All'interno della lettera la donna recita testualmente: «Sono venuta da te nel periodo più difficile della mia vita. Ero terrorizzata, ansiosa, nella totale disperazione. Non sapevo ancora la verità sulla mia bambina, perciò cercavo di saperla da te. Invece di aiuto e incoraggiamento mi hai consigliato di abortire. Ti ho detto il suo nome, mi hai chiesto ancora una volta se io e mio marito avessimo capito bene quanto si sarebbe abbassata la qualità della nostra vita con una figlia affetta da sindrome di Down». Da quel momento la donna e suo marito hanno cominciato questo viaggio nella vita con la propria figlia. «Il periodo più difficile della mia vita», scrive ancora la donna, «è stato reso quasi invivibile», rivolgendosi al medico, «perché tu non mi hai detto mai la verità, ovvero che la mia bimba sarebbe stata perfetta. Oggi non solo ha aggiunto qualità alla nostra vita, ha toccato anche il cuore di migliaia di persone, ci ha dato uno scopo e una gioia impossibile da esprimere. Ci ha donato i sorrisi più grandi, le risate, i baci più dolci che abbiamo mai conosciuto. Ci ha aperto gli occhi sulla vera bellezza e sull'amore puro». Questa è la storia che vi abbiamo voluto raccontare, ovviamente senza altre letture, però insomma ci sembrava giusto raccontare anche questo.
Ultima notizia per questo appuntamento informativo. Noi ci rivediamo più tardi. Segnale News.